Benvenuti amici, io sono Salvimpos. Oggi parliamo nuovamente del Qbot P40 perché è ufficialmente uscito, ragazzi. Possiamo acquistarlo ad un prezzo scontatissimo, regalato praticamente. Per chi si fosse perso il video precedente, praticamente il Qbot P40 è lo smartphone con 4 fotocamere più economico attualmente in commercio. Infatti, proprio in questo periodo viene scontatissimo al prezzo di meno di 79 euro. Offerta flash, ragazzi, approfittatene. Ecco perché sto portando questo video. Approfittate se dovete cambiare smartphone. Se volete un altro smartphone, approfittatele perché veramente ne vale la pena. Ne sto approfittando anche io, effettivamente. Sempre per chi si fosse perso il video precedente, rivediamo un po' le caratteristiche di questo nuovo P40. Allora, sarà equipaggiato con 4 fotocamere posteriori Sony e di una fotocamera Samsung da 20 megapixel per la camera frontale con supporto Face Unlock, che ci permette quindi di sbloccare lo smartphone tramite riconoscimento facciale. Presente l'ingresso da 3,5 mm per le cuffie, porta USB di tipo C, display da 6,2 pollici HD Plus con tecnologia Intel e notch a goccia, processore Helio A22, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, batteria da 4200 mAh removibile. Presente NFC, Android 10 e 3 colori disponibili. Appunto, è uscito in commercio ufficialmente a partire dal 6 giugno, quindi oggi, e solo per un periodo brevissimo, dunque costerà appunto meno di 79 euro, ovvero 89,99 dollari. E possiamo acquistarlo direttamente su AliExpress, sullo store ufficiale Qbot su AliExpress. Vi lascio il link in descrizione, quindi cliccando sul link verrete riportati esattamente in questa pagina. Da qui vediamo ovviamente il prezzo normale, perché io sto registrando giustamente prima. Quindi normalmente costerebbe dai 145 ai 158 in base, penso, al paese da cui viene spedito. Sì, possiamo direttamente ordinarlo dall'Italia, cosa fantastica. Quindi non dovremo aspettare i lunghi tempi di consegna delle spedizioni dalla Cina. Quindi potremo ordinarlo direttamente dall'Italia. Grandissima cosa, costa un pochino di più, devo dire. Però ne vale la pena, ragazzi, quindi evitate problemi di dogana, cose eccetera eccetera. Però comunque lo sconto c'è in ogni caso. Non costerà assolutamente 158 euro, ma sui 79 euro, anche spedito dall'Italia. Ovviamente questo prezzo si conferma attualmente il quad camera più economico in commercio. 79 euro, 4 camere posteriori ed un anteriore. Tra l'altro ha la batteria staccabile. Removibile, non si è, cioè non riesco a concepire sta cosa. Praticamente ritorniamo agli anni passati, dove praticamente si rimuoveva il back cover, cioè la batteria. Lo vedremo, ragazzi. Lo vedremo presto, non appena mi arriva, giustamente, perché il tempo ci vorrà. Se non conoscete comunque AliExpress, vi do una velocissima spiegazione, quindi vi registrate ovviamente al sito perché è una specie di eBay. Quindi vi registrate, create il vostro account, selezionate il colore preferito, quindi nero oppure verde è bellissimo, anche blu è bellissimo, volendo. Quindi selezionate il colore, selezionate Italia, consiglio mio ragazzi. Poi se volete ordinare dalla Cina, va bene lo stesso, vi arriva lo stesso. Ovviamente ci vorrà un po' più di tempo. Quindi selezionate il paese da cui spedire. La spedizione è gratuita, poi cliccate su aggiungi al carrello e da lì appunto completate l'ordine. Quindi vedi carrello, ovviamente io adesso non ho fatto l'accesso, ma le fasi sono queste. Quindi una volta raggiunto il carrello lo selezionate, selezionate quindi il vostro Qbot, apparirà il prezzo e potrete procedere all'acquisto cliccando appunto su acquisto. Quindi selezionerete il metodo di pagamento e completerete l'ordine. Va bene, spero di avere tra le mani questo smartphone il prima possibile, così ci farò, lo testerò ovviamente prima, quindi ci faremo l'unboxing e la video recensione. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo smartphone a primo occhiato. Va bene, quindi mi raccomando lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella e noi ci vediamo al prossimo video.